Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Nei versetti precedenti a questo brano si racconta che Maria di Magdala e l'altra Maria andarono al sepolcro e incontrarono un angelo del Signore che disse loro della risurrezione di Gesù, che non dovevano avere paura e che dovevano anche annunciare agli altri discepoli il luogo in cui lo avrebbero visto anche loro. Inviate dall'angelo dunque, le donne, pur vivendo dei sentimenti contrastanti di paura o di gioia, fecero come disse l'angelo e senza perdere tempo andarono. Non sempre comprendiamo la portata delle nostre parole e le conseguenze anche delle nostre comunicazioni. E forse neanche le donne potevano immaginare quanto pericoloso fosse questo annuncio. Ciononostante, loro corrono, perché ad alcuni la risurrezione di Gesù può salvare la vita. Quando si è portatori di vita, Gesù viene incontro per rafforzare con la sua presenza l'annuncio. Le donne riconobbero immediatamente Gesù, gli si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, lo adorarono. Da questi gesti comprendiamo che Gesù era lì nella sua corporeità e nella sua divinità. Se la paura può essere vinta dalla verità, dal coraggio e dall'amore, può anche funzionare come incentivo ad aguzzare l'ingegno della menzogna o della corruzione o della manipolazione della realtà per i propri fini ed interessi. È quello che fanno i soldati opportunisti, che alcune volte sfruttano la situazione per guadagnarci ovviamente qualcosa. È quello che fanno i capi dei sacerdoti o gli anziani per affermare la loro supremazia, per esempio, sulla coscienza del popolo e non perdere il potere che la gerarchia religiosa legittimava. Non avere paura. Anche oggi la parola del risorto è viva ed efficace e crea delle persone libere in grado di avere cura del mondo, degli altri, di se stessi. Buona e santa giornata a tutti.